Venerdì 25 aprile 1986. Un bellissimo giorno di primavera per i 43.000 abitanti di Pripyat, una città in Ucraina. Un nome che per sempre sarà seppellito nella loro memoria. A 3 chilometri dalla città, la centrale nucleare Vladimir Ilyich Lenin, dove ogni giorno vanno a lavorare diverse migliaia di persone. Quella notte i 176 lavoratori del blocco numero 4 ricevono l'ordine di provare il sistema di autoalimentazione sul reattore. Qualcosa per conservare energia. All'1:23 i sistemi di sicurezza vengono disattivati e l'esperimento ha inizio. Un serio e imprevisto malfunzionamento accade nel cuore del reattore. Mentre la popolazione di Pripyat dorme tranquillamente, il pavimento della centrale comincia a tremare. Le 1200 tonnellate a copertura del reattore improvvisamente esplodono in aria. Un ultrapotente flusso di vapore radioattivo emesso da tonnellate di uranio e grafite si sparge per centinaia di metri intorno. Dalla falla, bagliori di fuoco, carichi di gas e particelle in fusione si alzano per migliaia di metri nel cielo. Nessuno era preparato per una situazione come questa. I primi vigili del fuoco arrivarono sulla scena senza particolari attrezzature di protezione. Riversarono tonnellate di acqua sullo strano fuoco, ma niente fu possibile per spegnere l'incendio. Due uomini sono morti quella notte e altri 28 nei mesi successivi. Le prime vittime di Chernobyl. Per i successivi 7 mesi, 500.000 uomini ingaggiarono un combattimento fianco a fianco con questo nuovo invisibile nemico. Una spietata battaglia, della quale nessuno ha parlato. Migliaia di vite sacrificate che la storia ha scelto di dimenticare. Ed è stato grazie a questi uomini che il peggio è stato evitato. Una seconda esplosione, 10 volte più forte di Hiroshima, che poteva spazzare via mezza Europa. La mattina presto le nuvole erano già contaminate dalla colonna di gas in fusione, 1000 metri su nel cielo. Mentre i bambini giocavano ancora nelle piazze, gli uomini del colonnello Grebeniuk per tutta la giornata fecero le prime letture della radioattività nella città. In quei giorni, nell'Unione Sovietica, l'unità di misura della radioattività era il Röntgen. Il livello normale nell'atmosfera era di circa 12 microröntgen. In Pripyat, nel primo pomeriggio, le letture erano ben oltre 200.000 microröntgen, in altre parole, 15.000 volte di più della norma. In serata, il livello era già salito a 600.000 microröntgen. Si ritiene che un essere umano possa assorbire fino a 2 röntgen all'anno senza danni. D'altra parte, il corpo è contaminato in modo mortale se riceve più di 400 röntgen. In quel giorno gli abitanti assorbirono almeno 50 volte quella che era considerata una dose dannosa. A questo ritmo si può immaginare il livello raggiunto in 4 giorni. A questi livelli astronomici basterebbero 15 minuti a un essere umano per assorbire una dose letale di radiazione. A 20 ore dall'esplosione ancora non era stato possibile dire qualcosa alla popolazione di Pripyat. Il livello della radioattività continuava a crescere. Avrebbero dovuto sigillare tutte le finestre e le porte, cercando di mettersi al riparo dagli effetti della radioattività, assumere iodio, ma nessun ordine fu dato. 30 ore dopo l'esplosione, fu presa finalmente una prima decisione. Più di 1000 autobus arrivarono in città. I militari dissero ai portieri degli edifici che la città sarebbe stata completamente evacuata alle 2 del pomeriggio, ma niente fu detto per quanto l'evacuazione sarebbe durata. Torrenti di autobus sulle strade portavano via i primi rifugiati atomici. Un'apocalisse nucleare nel cuore dell'Europa. Erano stati esposti a tali dosi di radiazione che avrebbero provocato alterazioni nel loro sangue e causato tumori fatali negli anni a venire.
frattempo le nuvole piene di particelle radioattive erano spinte a nord dal vento. Il 26 e il 27 aprile fecero più di 1000 chilometri sopra la Russia, attraverso la Bielorussia e il Baltico. Il 28 raggiunsero la Svezia, dove l'aumento della radioattività fu rilevato vicino a una delle centrali nucleari. Subito dopo le televisioni già avvertivano la popolazione. Polvere radioattiva, pioggia su Stoccolma. Le autorità mandarono uno squadrone di aerei da combattimento per fare dei rilevamenti sulle nuvole. I risultati erano chiari. Il livello di radioattività dimostrava che c'era stato un importante incidente da qualche parte. Ma dove? 60 ore dopo il disastro, non era stata ancora fornita nessuna informazione ufficiale. Tre giorni dopo l'incidente, Gorbaciov stava ancora aspettando di ricevere dei dati. Satelliti spia americani ed europei mirarono sull'Unione Sovietica e scoprirono la centrale a uranio in Ucraina. Un libro aperto. Il fumo, chiaramente visibile nella visione termica, continuava a uscire dalla voragine della centrale distrutta. Per 30 chilometri a est della centrale la foresta era marrone, gli alberi erano bruciati dall'onda radioattiva dell'esplosione. Ma l'area del disastro si era già estesa ben oltre. Fin dal momento dell'esplosione, le particelle radioattive portate dalle nuvole ricadevano a terra con la pioggia. La contaminazione si propagò a macchia di leopardo, dall'Ucraina in Bielorussia e in Russia. Il 1 maggio il vento cambiò direzione e anche l'area di Kiev fu contaminata. Un'area di 300.000 ettari tra l'Ucraina e la Bielorussia fu completamente evacuata e isolata dal resto del mondo. Una vasta regione violentata, un'intera cultura rapita dalla propria terra. Un mondo spazzato via nel giro di pochi giorni da un nemico invisibile. Intanto la nuvola radioattiva continuava a spostarsi attraverso l'Europa centrale, raggiungendo la Bavaria e il nord dell'Italia. Cesio 137 e 131 radioattivi precipitavano a terra insieme alla pioggia nel sud della Francia e in Corsica. Coltivazioni e pascoli furono seriamente contaminati. Mentre le autorità francesi negavano la contaminazione, la nuvola raggiunse l'Inghilterra e il sud della Grecia. Intorno alla centrale fu messa in moto un'operazione colossale. 7 giorni su 7, senza un giorno libero. 300.000 metri cubi di terra contaminata furono trascinati dalle ruspe dentro profondi canali, poi ricoperti con il cemento. 8 settimane dopo l'esplosione, i liquidatori puntarono al cuore del problema. Per neutralizzare le scorie tossiche a lungo termine e prevenire il loro ulteriore spargimento, si è dovuto isolare l'intero reattore bruciato. Lev Bocharov è uno degli ingegneri che progettò l'enorme struttura che avrebbe interamente ricoperto il quarto reattore. Un sarcofago di acciaio e cemento lungo 170 metri e alto 66 metri. L'attacco finale è lanciato. La radioattività nel settore era così alta che furono mandati al fronte soltanto macchine teleguidate e robot. Ma per far arrivare le macchine sul campo di battaglia ci volevano gli uomini a guidarle. Potevano restare solo pochi minuti per non ricevere dosi fatali di radiazione. Gli autisti lasciavano le macchine ad appena 20 metri dal reattore distrutto. Poi correvano indietro per ripararsi dentro un automezzo schermato di piombo. Con il passare dei secondi la loro vita era sempre più in pericolo. Ogni pezzo metallico della struttura era prefabbricato e qualche volta lontano centinaia di chilometri. Venivano portati uno alla volta sul sito per l'assemblaggio. Il lavoro andava avanti nonostante le condizioni estreme. 100.000 metri cubi di cemento andarono nella struttura. Ma la scoperta di un nuovo problema forzò i lavori a uno stop.
Il tetto era ricoperto di pezzi di grafite altamente contaminante. Questi pezzi di grafite avvolgevano l'uranio. Sono schizzati fuori dal reattore durante l'esplosione. Avevano assolutamente bisogno di sbarazzarsene prima che i lavori potessero andare avanti. I robot furono portati sul tetto per trascinare i detriti verso un angolo e farli cadere. 60 metri più in basso, un altro robot li raccoglieva per seppellirli nelle buche. Ma dopo qualche giorno l'effetto della radioattività cominciava a dare problemi anche alle macchine. I circuiti elettronici non potevano farcela. Andarono in panne e si ruppero. Le macchine telecomandate non erano più un'opzione possibile sul tetto. Fu presa la decisione di rimpiazzarle con uomini. Soldati russi, soprannominati per l'occasione Bio-Robot. La loro missione era semplice: raccogliere i detriti radioattivi più in fretta possibile e gettarli subito giù dal tetto. Secondo i calcoli del generale Tarakanov, il livello di radioattività stimato era di 7000 röntgen l'ora, cosa che permetteva una permanenza sul tetto di soli 45 secondi, giusto il tempo di gettare di sotto un paio di badili di scorie. 7 mesi dopo l'esplosione, la zona fu ripulita e il sarcofago completato. 500.000 persone, militari e civili, parteciparono all'operazione. Nei mesi seguenti la battaglia di Chernobyl, i liquidatori affluirono negli ospedali in tutta l'Unione Sovietica. La lotta contro il nemico invisibile non è finita. Tutti coloro che sono stati a Chernobyl ancora stanno soffrendo per la radioattività assorbita dal loro organismo. Sono tutti vittime di quello che gli specialisti hanno chiamato la sindrome di Chernobyl. Chernobyl ci ricorda che, se dobbiamo vivere con la radioattività e i suoi inevitabili pericoli, dobbiamo anche evitare alle future generazioni ogni rischio di apocalisse nucleare.